Yo bro, come brutta fratello, io sono Starkey e benvenuti in questo nuovo video su Sole e Luna. Pischello. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video settimanale su Sole e Luna. Prima di tutto vorrei ringraziarvi perché veramente siamo quasi vicino ai 50.000 iscritti. E come molti sapranno, purtroppo ai 50.000 iscritti dovrò mangiare la maledetta pizza all'ananas. In ogni modo, oggi sono qui per parlarvi di una cosa molto figa all'interno di Sole e Luna. Come ben sapete, ci sono tantissimi vestiti che possono essere comprati all'interno del gioco e molti sono veramente straordinari, pure se veramente costano tantissimo. Però in particolare c'è una t-shirt molto figa che può essere trovata soltanto in un modo particolare. Sto parlando della t-shirt del Team Skull. Quindi oggi vi mostrerò la guida su come ottenere questa fantastica t-shirt. Senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito con il video. Yo bro, vi dico subito che questa guida è molto semplice e non dovete prestare attenzione a niente. È uno dei trucchi più belli a mio parere, così poi possiamo repare a dovere. Ragazzi belli, oggi vedremo come ottenere la maglia del Team Skull, ma da buon amante dei Pokémon cercherò di spiegarvelo facendo rime, dato che amo tremendamente questo team malvagio di settima generazione. Quindi proviamoci e iniziamo subito. Per ottenere questo indumento dovete volare, con il vostro Charizard ad Hoola-Hoola dovete andare. Entrate nella malvagia villa Losca, la dimora del terrificante Mr. Guzman. Siete quasi vicini alla meta, ma attenzione perché vi servirà la moneta. Infatti andate dritti per dritti al centro Pokémon, sì, quello distrutto e malfamato senza Joy, e lì parlate con il tizio vicino al box che vi chiederà un mucchio di Verdon. Date 10.000 Pokédollari al team malvagio e finalmente farete parte dell'equipaggio. Il Team Skull vi darà la maglietta e andate in un negozio di vestiti molto in fretta, così potete cambiarvi la vostra shirt e potete fare Baldoria con il Team Skull. È stato abbastanza veloce e anche abbastanza imbarazzante. Non è stato facile anche perché è la prima volta nella mia vita che scrivo un verso rappandolo. Ok, Starkey, tutto a posto. Comunque, nel caso qualcuno non abbia capito, ve lo ripeto in pochi semplici passaggi e questa volta ovviamente senza rime. Andate nel percorso 17 ad Hoola-Hoola, precisamente nella Villa Losca, la terrificante dimora di Guzman. Se vi recate al centro Pokémon dopo aver sconfitto il capo, i due scagnozzi del Team Skull ti chiederanno ben 10.000 Pokédollari per ricevere una loro maglia tipo fanbase. Voi date questi soldi, che pure sono tanti ma ne vale la pena, e finalmente avrete la t-shirt del Team Skull. Semplicissimo ragazzi. Poi recatevi in un qualsiasi negozio di vestiti, cambiatevi e andate a reppare con la vostra nuova maglia very cool. Ecco qua, semplice. Perfetto ragazzi, anche questo video è finito. Ovviamente prima di lasciarvi vi chiedo come al solito di mettere un bel mi piace a questo video se ti è piaciuto, condividerlo con i vostri amici così che diventiamo praticamente una community fatta praticamente dal Team Skull, e per concludere iscrivetevi ovviamente al canale. E ragazzi, anche un'altra cosa, commentate qua sotto scrivendomi magari il tutorial che vorreste avere all'interno di Windle, visto che comunque questo video l'ho fatto proprio a richiesta di alcuni fan che desideravano appunto sapere come si ottenesse questa maglietta. Io cercherò piano piano di fare video tutorial su cose abbastanza importanti e speciali su Sole e Luna. Un'altra cosa molto importante ragazzi, in realtà questo video volevo farlo con uno speciale su tutti i vestiti e accessori di Sole e Luna, quindi la guida completa su quelli da acquistare in qualsiasi negozio specifico della regione di Alola. Quindi se volete una sorta di guida sui prezzi, un listino e vedere anche all'interno del video tutti i vestiti che ci sono all'interno di Sole e Luna, scrivetelo nei commenti e arriviamo un minimo a 1800 mi piace. Vi dico questa somma di mi piace, che è anche abbastanza elevata per questi tipi di video, per il semplice motivo che davvero non sono sicuro di farla, vorrei un attimo sapere voi cosa ne pensate, quindi un bel mi piace se nel caso la volete. E niente, da Starkey è tutto, noi ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video. Ciao!